Ciao a tutti! Chi c'è sul web in questo momento? Questa è la diretta di Eventi Fan Week, ma soprattutto di Fan Week Quarantena. Cercheremo di tenervi compagnia in questi giorni così particolari. Insomma, dobbiamo stare chiusi in casa, molti di noi lavorano quindi da casa, come sto facendo anch'io, come fa la redazione di FanWeek. Come dicevo, cercheremo di tenervi compagnia in queste giornate un po' particolari, con il sorriso, come è proprio appunto di FanWeek. Quindi vi racconteremo qualche notizia proveniente dal mondo della televisione, vi daremo qualche consiglio su cosa leggere o cosa vedere, qualche disco da recuperare, ma soprattutto ci piacerebbe che voi ci raccontaste come state vivendo questi giorni. E quindi vi prego di commentare e di scrivere, di raccontarci appunto come stanno andando le cose. Oggi vi vorrei dire che innanzitutto è venerdì 13, sfatiamolo, no? Cioè voglio dire, c'è già la pandemia, è venerdì 13, è un anno bisestile, tutto a posto ragazzi, è tutto normale, ci possiamo stare, ce la possiamo fare. Il tema della giornata di oggi è la coppia, perché parliamone. Cioè, siamo costretti a stare in casa, una casa grande, una casa piccola, tutto quello che volete, siamo costretti a stare in casa e o per la prima volta vivremo 24 ore su 24 con la propria metà, o può essere anche che appunto invece questa quarantena vi abbia diviso, magari all'interno della stessa città, e forse vi potete dare appuntamento mentre uno va a fare la spesa per incontrarsi, potrebbe essere un'idea, però potrebbe anche essere che vi trovate in due città diverse o addirittura in due paesi diversi, ebbene sì. Allora, per quanto mi riguarda, per me è una vera e propria, prova di convivenza. Perché io, il mio compagno è un musicista e quindi solitamente, cioè, capita molto spesso che lui non ci sia o che vada via. Io invece spesso e volentieri sono in ufficio a lavorare e quindi come poi un po' tutte le coppie, comunque quando siamo nella stessa città e nella stessa casa ci ritroviamo a sera. Per il momento questa convivenza forzata funziona. Io ho preso una stanza, lui ne ha presa un'altra e quindi insomma ancora va bene. Ho amiche invece che purtroppo sono lontane dal proprio compagno, ho amiche che invece hanno pensato, hanno detto vabbè ci siamo lasciate, mi sono lasciata così, non ci penso più. Voi che soluzioni state adottando? In che situazione siete? Perché anche Morelli, lo psicologo ha detto che insomma è difficile stare all'interno di una casa, soprattutto in uno spazio sia piccolo, che il nostro umore, il nostro stato d'animo ne può risentire, che quindi insomma dobbiamo ricordarci che c'è il sole fuori, quindi aprire le finestre, magari affacciarsi, prendere una boccata d'aria fresca. Dobbiamo cercare di essere positivi perché tutto questo influisce, se no, in modo negativo e soprattutto ha detto che le donne devono continuare a prendersi cura della propria femminilità. Va bene. Però pure gli uomini a quel punto devono prendersi un attimino cura di se stessi, non è che possiamo sempre fare tutto soltanto noi, cioè nel senso mi devo trucco, parrucco, vestita tutta carina e magari poi cioè, lui invece sta in ciabatte e pigiama, perché par condicio tutti quanti abbiamo gli stessi diritti. Quindi commentatevi come state vivendo questa giornata, questa convivenza forzata, insomma, questa quarantena, anche da un punto di vista di outfit, cioè come state in casa? Siete di quelli che si alzano la mattina, si vestono, si preparano e insomma sono già tutte carine o tutti carini, oppure invece, cioè, vince il fatto che nessuno vi vedrà e quindi sfoghiamoci con tutti i pigiamini di questo mondo, anche quelli che avevate un po' nascosto e messo via, fatemelo sapere. La puntata di oggi è dedicata comunque alle coppie e quindi ancora una volta io vorrei sapere come state affrontando questi giorni di quarantena, nel senso,
siete in coppia, invece la quarantena vi ha separato. Insomma, raccontateci un pochino come stanno le cose. C'è anche chi ha detto, dice, oddio, no, no, io non ce la posso fare, ho mia moglie a casa, non è fattibile. Di solito non ci vediamo mai, funzionava tutto così bene. E così anche dopo tanti anni di matrimonio i miei genitori, questa quarantena è una dura prova anche per loro. In coppia con figli mi sa che è una delle, insomma, delle variabili, ecco, diciamo così, che riguarda tante persone e quindi ditemi un po' che cosa fate con i vostri figli, come, insomma, come riuscite a gestire il fatto di averli a casa, soprattutto se state anche lavorando, perché questo è anche il problema, no? Detto questo, la notizia che adesso invece vi vorrei dare ha un tono totalmente diverso. Ha un tono totalmente diverso, viene direttamente dal nostro mondo di Fanwick. Perché? Perché se voi vi state disperando, perché magari state vivendo la quarantena, che ne so, con i vostri suoceri, o ce li avete proprio lì vicini vicini e quindi insomma la situazione è tosta, ecco bene, se state vivendo la quarantena in questo modo, pensate che anche Meghan non se la passa tanto bene. Parlo di Meghan Merkel. Ah, Meghan. Meghan che ha fatto? Si è sposata al principe Harry, brava, bellissima coppia. Insomma, sono sempre stati un po' bistrattati, no? E tutto quanto, però ecco, tutti hanno i suoceri, è indubbio questo. E lei ha una suocera abbastanza ingombrante, diciamo, una suocera, ha un parente un po' ingombrante che è la regina Elisabetta. Stando alle nostre notizie, la regina Elisabetta avrebbe chiesto al nipote Harry di divorziare da Meghan perché in questo modo si potrebbe salvare la famiglia Windsor. Il motivo alla base di questo desiderio della regina Elisabetta è che per lei è imperdonabile il gesto che ha fatto Meghan, ovvero strappare Harry alla famiglia reale. Questa sembra, genere, sembra una soap opera effettivamente la loro storia. Se volete sapere che cosa, cioè qual è il retroscena e come sono andate a finire le cose, insomma, io vi invito ad andare a spulciare la nostra notizia su Fanwick. Detto fatto più de potrebbe, sono tante le trasmissioni che stanno subendo delle variazioni. Ballando con le stelle, ad esempio, con tutta probabilità non andrà in onda, non è ancora sicuro, non ci sono conferme, non è stato, non hanno parlato almeno ancora le persone dirette interessate, nel senso Milly Carlucci o la Rai, però è molto probabile che potrebbe essere sospeso e quindi rimandato. Staremo a vedere un po' che cosa succede. Vi posso dire una cosa, se anche non andassero in onda adesso questi programmi, quello che secondo me potete fare è non solo recuperare serie televisive o film che magari insomma vi siete persi e non avete visto ultimamente, colgo l'occasione per dirvi che ad esempio da oggi sul canale YouTube di Warner Bros. Trovate i primi 10 minuti del film tratto Western Star di Bruce Springsteen, film in cui lui, che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, in cui Bruce Springsteen praticamente esegue live i brani di questo CD. Io ho il doppio album, ma fondamentalmente uno è la versione in studio, l'altra è la versione appunto live dal fienile di casa sua. E potete andare lì, intanto vedete i primi 10 minuti sul canale YouTube appunto della Warner Bros. Western Star è fighissimo, a me è piaciuto tantissimo perché Bruce Springsteen abbatte proprio la quarta parete, come si suol dire a teatro, è molto coinvolgente. Certo, non si può cantare, io non potevo cantare durante la proiezione, anche se avrei voluto, insomma, esultare, urlare, così, perché è molto coinvolgente. Bruce Springsteen, ogni canzone è
intervallata da un piccolo racconto del boss che racconta appunto come è iniziata, il perché, che cosa andrà a cantare e che cosa andrà a raccontare. Quindi, se siete fermi a casa ovviamente e non dovete lavorare e non sapete cosa fare, sì, potete guardare la televisione e i programmi televisivi che ci sono. Ma potete anche recuperare qualche film oppure fare delle visite virtuali di cui tra poco vi parlerò. Io adesso vorrei, se siete d'accordo, visto l'orario, vorrei fare una telefonata ad un'amica, in primis è un'amica. Lei vive in Belgio e vorrei chiedere a lei come sta vivendo questa situazione, perché l'ho sentita qualche settimana fa e ancora era tutto regolare, tutto a posto, insomma, non c'erano grossi cambiamenti, si avvertivano così, ma per loro non c'erano cambiamenti grossissimi. E invece adesso so che le cose sono un po' cambiate, quindi proviamo a fare questa telefonata, vediamo se Cristina ci risponde. Cristina lavora all'Università di Ghent. Ciao. Ciao Cristina! Ecco, Ciao Elena, ti stavo guardando. vedi? Beh, l'ho detto, ti chiamerò. Allora, Cri, tu Sì, sei, infatti ero pronta. tu eri pronta, infatti, tu sei a Ghent, in Belgio, giusto? Esatto, sì. Ok, e ci racconti solo per, insomma, Splendida cittadina Ghent. è verissimo, ragazzi, Ghent è molto molto bellina, quasi più bellina di Bruges, secondo Molto. me, cioè senza dubbio. Concordo. Tu sei lì, vivi lì ormai da tanti anni e lavori lì, sei proprio in pianta stabile, lavori all'Università di Ghent, giusto? Esatto, sono qui da 6 anni e mezzo, lavoro all'Università di Ghent attualmente, faccio project management per un istituto che si chiama il Cancer Research Institute Ghent. Quindi un centro che raggruppa tutta la ricerca sul cancro, clinica e preclinica all'Università di Ghent e a Ghent come città. Senti, Cri, Quindi sono nell'ambito universitario, sì. come state vivendo voi la questione del coronavirus? Ma ci sono, diciamo, negli ultimi 2 o 3 giorni la situazione è andata un po' alla deriva, diciamo così. Il governo belga, anche vedendo cosa è successo in Italia, sta cercando di trovare soluzioni intermedie per proteggere i cittadini senza però dover chiudere tutto. Da ieri sera hanno chiuso, ieri sera il governo ha emanato un nuovo decreto, per cui da stasera a mezzanotte tutti i ristoranti, bar, caffè e così via, tutti i negozi, le attività che non sono strettamente alimentari verranno chiuse. L'università non ha chiuso, ma sta facendo lezioni in via telematica, e tutti il personale, quindi anch'io siamo stati richiesti di fare telelavoro, quindi lavoriamo da casa il più possibile. Lezioni da casa. Le scuole, ad esempio, non sono esattamente chiuse, che è una cosa un po' strana, ma le lezioni sono sospese, per cui i genitori possono lasciare i figli a scuola oppure no, e quindi possono avere sempre un posto in caso i genitori continuano a lavorare, i figli possono comunque andare a scuola e, diciamo, essere tenuti a scuola. Questo è un po' il concetto. Quindi è una via di mezzo alla condizione italiana. Ma da voi effettivamente a livello proprio anche di numeri o così, quanti contagi, cioè come sta crescendo se sta Allora, crescendo? senti, fino a ieri eravamo sui 400 qualcosa contagi, ma stanno crescendo rapidamente, molto rapidamente. Ci sono stati già i primi decessi un paio di giorni fa. A mio avviso, come in Italia come si dice, vengono fatti controlli a tappeto, quindi molto più efficaci che in Belgio o comunque in altri paesi, mentre qua soltanto i casi che hanno veramente sintomi e così vengono classificati come tali, non c'è una
una campagna di screening come c'è in Italia invece. Le persone sono ancora abbastanza tranquille, non c'è nonostante ieri ovviamente i supermercati siano stati presi d'assalto, non ci sia più carta igienica. Quindi anche lì, anche in Belgio i supermercati sono presi d'assalto, non solo noi, vedi? Pasta, pane, patate, pì, e la carta igienica sono i prodotti più di moda in questo momento. Ecco. Però c'è un po' meno persone per strada, ma probabilmente questo è dovuto anche al fatto che gli studenti vanno meno a scuola o all'università, che è una città universitaria, quindi ci sono tantissimi studenti. Però appunto ancora non c'è l'ansia del guardarsi in giro o comunque controllare. Il metro di distanza è più o meno rispettato, ma sono in Belgio, questo è abbastanza normale. In Belgio Dipende, vengono rispettate le regole sempre, praticamente. no, diciamo sono un pochino più freddi, ecco, un pochino meno A me abbracciosi, è rimasto chiamiamoli così. sempre impresso il fatto di essere sulla strada, c'era cioè la corsia per svoltare e le macchine con largo anticipo si spostavano tutti a rispettare le Sì, questo. indicazioni. Quindi ecco, insomma, siete molto Dipende molto dove ligi. sei, Ghent funziona così, in altri posti in Belgio non funziona così, quindi dipende un po' dalle città, però a Ghent le cose funzionano piuttosto bene, insomma, c'è abbastanza un senso sociale, abbastanza sentito. Scusa, mi viene da sorridere perché mi chiedono per quale motivo comprate tanta carta igienica a Non lo Ghent? so perché, ma se lo chiedono tutti, anche i giornali, per i giornali mi si chiede, ma perché avete bisogno della carta igienica? Nel senso, non lo so, a quanto pare negli Stati Uniti e in Belgio c'è bisogno della carta igienica, non lo so perché. Però sì, dai, io devo essere sincera, ieri sono andata a fare la spesa, ieri pomeriggio alle 4, sono andata al supermercato qui vicino a casa, ma tutta questa ansia non l'ho vista, però dipende, boh. In città c'è anche una percezione diversa da magari chi sta fuori, un po' più fuori città, un po' più in campagna, magari che Certo. ha più paura di rimanere bloccato o comunque tagliato fuori dai vivi, non lo so come funziona. Poi, Quindi sai, le persone comunque diciamo intanto che sono un po'. guardare un po' anche a quello che sta succedendo qui effettivamente ha portato anche il governo belga a reagire in un modo, magari appunto a prendere delle precauzioni Sì. preventive, via. Sì, decisamente. Cioè, mentre fino a una settimana fa, o anche inizio settimana, era un discorso cosa sta succedendo in Italia e lo vedevano come una cosa ancora distaccata, no? Rendendosi conto che comunque è un problema di tutti, ovunque, in qualsiasi posto, abbiamo tutti lo stesso problema, il contagio è ovunque, e ancora veniva vista come una cosa un po' a distanza. E per quello penso che ancora non abbiano ben capito che cosa ne sta per colpire. Magari invece noi italiani all'estero stiamo vedendo cosa sta succedendo in Italia, lo stiamo sentendo da amici, da parenti, genitori e così via. Ci rendiamo più conto di quello che magari è necessario fare, qui si sente un po' meno la necessità. Siamo anche comunque un po' più in anticipo, diciamo così, nei casi. Quindi forse stanno cercando semplicemente, diciamo principalmente di non so come dire, rallentare i contagi, perché Certo. gli ospedali ovviamente come in Italia non ce la fanno se non a gestire il tutto, quindi questo è un po' Cristina, il tentativo. chiedono se le mascherine in Belgio si trovano ancora, perché qui erano già sparite da tantissimo tempo, no? Invece lì Non ne come... ho la minima idea perché non sono mai andata a cercarla, però io non ho visto nessuno in questa città che usa la mascherina, mai visto nessuno. Quindi chissà, Sì. chissà, magari si trovano, magari la risposta ragazzi è acquistarle in Belgio e farsele spedire, vabbè, queste cose un po' Però ho complicate. notato ieri al supermercato stavo cercando l'acqua ossigenata, quindi un disinfettante qualsiasi, ovviamente non c'era, era tutto finito, non c'erano neanche più i disinfettanti per le mani. Ecco. E ho visto per la prima volta sul mercato una coppia che prima di quando è entrata al supermercato si è sciacquata le mani, si è pulita le mani con una mucchina, gel, queste cose qua, insomma. Quindi è la prima volta che vedo qualcosa di simile qua, quindi è una cosa nuova. Ti suggeriscono di andare a cercare di vedere se c'è delle mascherine, magari farne scorta, mettile lì, non si sa mai. Sa mai, Senti, ma il mio compagno lavora in un laboratorio di ricerca, loro le mascherine le hanno in laboratorio, in peggior caso. allora, sei fortunata, fattele portare, no? Ma ho sentito da una collega
la cui sorella lavora in un ospedale, non so dove, qui in Belgio, che il personale ha rubato le mascherine e le ha vendute o le ha date via, non si sa. A un certo punto l'ospedale si è trovato a corto di mascherine tutto all'improvviso, quindi anche qui comunque tutto il mondo del paese non è che sono santi, sono tutti Cominciamo a uguali. dirlo, non è che puntiamo il dito Sì, solo su uno, sono un certo. po' tutti. Vedi che anche in Belgio si rivendono le mascherine dall'ospedale. Vabbè, giallo mascherina. Senti, Devo dire. visto che hai citato che, il tuo compagno, anche lui è a casa a fare telelavoro oppure ancora no? Ma in realtà stamani, questa mattina è andato al lavoro, ma poi è tornato verso l'ora di pranzo, ora sta lavorando da casa, quindi noi lavoriamo entrambi da casa ora. Però a lui è stato richiesto comunque in quanto appunto lavorando in laboratorio di andare comunque al lavoro. Certo. Hanno messo in azione alcune condizioni ovviamente, quindi rispettare il metro di distanza in ogni caso, in ogni posto, e di continuare a disinfettare molto molto spesso le scrivanie, i pomelli delle porte, gli interruttori, Certo. i piani di lavoro, i laboratori e così via, quindi in modo più attento. La convivenza Però va bene? ma sì, ma figuriamoci, sono tutte e due con le cuffie, ognuno a fare il suo lavoro, quindi non c'è problemi. Quindi Siamo questa nostri. potrebbe essere una soluzione, ragazzi, se siete a lavorare in casa con il vostro compagno e non volete dare, ognuno si metta delle cuffie così vi siete isolati e vi rincontrerete a fine giornata. Esatto, appunto stesso. Prova a fare conversazione e mi riprende subito perché lui sta lavorando, non può fare conversazione, quindi Ma lui è belga, è lui è molto, molto dedicato. molto concentrato. Quindi Sì, grazie, infatti. grazie mille per averci detto un po' com'è la situazione lì, perché Ma che appunto, figurati. insomma, così abbiamo capito, ci sentiamo un po' meno soli, vedi, a sapere che anche questi smerciano le mascherine, insomma, ci fa Esatto, sorridere. ovunque lo stesso. Esatto. Ci riaggiorneremo Ok. più avanti, speriamo di vederci presto poi, ovviamente. Speriamo. Io ti vedo via Facebook comunque. Ciao, Ecco. grazie. Ciao, ciao, ciao. Insomma, ragazzi, abbiamo scoperto che in Belgio piace tanto la cartigenica, per cui hanno fatto scorta di pasta e cartigenica, chissà poi perché, effettivamente, magari prima o poi riusciremo a venirne a capo, magari scopriremo anche lei, faremo indagare Cristina e scopriremo che cos'altro accade. Prima vi dicevo. Quindi, insomma, come vedete, un'altra notizia positiva, cioè noi abbiamo dato, ci hanno guardato a quello che sta accadendo, percepiscono la gravità e si sono messi al riparo. Qualcuno ancora non lo fa, o in America ancora sono dubbiosi su quanto, insomma, su quale sia la vera portata di questo virus e dell'espansione di questo virus, ma noi vogliamo continuare a mantenere un tono leggero e vi vogliamo intrattenere in modo leggero. Per cui, siccome si avvicina il fine settimana, e di solito uno il fine settimana va a giro, va a vedere mostre, va a fare cose, e invece no, le facciamo dentro casa. Io vi consiglio di mettervi in gingheri, come si suol dire, e fare un giro sui musei più belli che ci possono essere, perché tanti musei hanno messo a disposizione appunto delle visite virtuali. Roma dice sì, e se il decreto impedisce appunto di andare nei luoghi di cultura, grazie alla tecnologia, una volta tanto possiamo dire grazie alla tecnologia veramente, insomma, possiamo godere dei tesori artistici e culturali dei nostri musei. Gli indirizzi per i musei, su come vedere i musei. Allora, innanzitutto potete vedere i musei capitolini, e c'è anche l'audioguida e la partenza virtuale, rigorosamente virtuale, è da Piazza del Campidoglio e arriverete fino alle sale e alle gallerie di tutti quanti i musei. C'è la Rapacis che, insomma, potrà essere visibile, si può visitare gli imponenti mercati di Traiano e il Museo dei Fori Imperiali, il Museo Napoleonico, i musei di Villa Torlonia,
I musei vaticani propongono dei tour virtuali e quindi si può vedere le stanze di Raffaello, la Cappella Sistina, il Museo Chiaramonti, tutte le stanze le potete trovare sul sito dedicato che adesso vi voglio mettere in link perché è un'iniziativa bellissima e secondo me vale veramente la pena. Quindi ciao Daniela, ciao Walter, che grazie che vi siete uniti a noi. Quindi, come vedete, ci sono tante soluzioni, anche se uno deve stare a casa per poter uscire. E come Morelli ha detto in un'intervista che ha fatto, lo psicologo Morelli, in un'intervista che ha fatto, l'importante è mantenere viva la fantasia, la mente, la creatività. E questa è una cosa fondamentale che dobbiamo riuscire a fare sempre. Il tour dei musei, che sto guardando adesso, è pazzesco. Bellissimo, ragazzi. Soprattutto, pensate a questo, è vero, è verissimo, lo capisco che un conto è andare lì e vedere. Esatto, Alessia, puoi vedere la Cappella Sistina senza fare la fila, ed è quello che stavo dicendo, e puoi vedere i musei completamente liberi, quindi potrete immergervi all'interno di queste meraviglie, di questi splendori, senza essere soffocati magari a tanta gente che a volte, insomma, ti costringono a stare poco all'interno di questi musei perché c'è troppe persone e quindi questo è fondamentale. E se poi invece volete mantenere la vostra mente aperta e siete curiosi di guardare magari uno spettacolo teatrale, per dire, ci sono tante iniziative anche da questo punto di vista. Ad esempio, il Teatro Studio 1 ha fatto delle dirette streaming perché se è vero che il teatro, come tanti altri luoghi appunto pubblici, non può avere il pubblico ovviamente in sala, allora gli attori sono andati nelle case di chi li ha voluti guardare attraverso una diretta streaming, che è stato un bellissimo risultato, un bellissimo successo. Per cui, insomma, speriamo che ci siano tanti altri spettacoli fatti in questo modo. Io ho visto un video di Massimiliano Vado che mentre faceva la spesa citava Shakespeare, il che può essere sempre una cosa molto molto divertente e può anche questa funzionare benissimo. Stiamo giungendo al termine di questo primo appuntamento e come non parlare di musica. Allora, vorrei sapere da voi quali sono le vostre canzoni del momento, quali sono le canzoni che vi tengono compagnia in queste giornate, qual è la vostra colonna sonora. Io ve ne suggerisco due. Allora, innanzitutto, l'ho citato prima, ve lo ricito anche adesso, Bruce Springsteen e Western Star, ma anche Bruce Springsteen Born in the USA, insomma, fate un po' voi Bruce Springsteen in tutte le salse. E poi vi consiglio un'altra canzone legata in qualche modo a Manuel Agnelli, perché? Perché l'interprete è Sheryl Dos Santos, lei ha fatto piangere Manuel Agnelli durante i Factor 18, ha una voce pazzesca, ve la ricorderete sicuramente. Ma, Sheryl è tornata con un nuovo singolo che si chiama Pleiadi ed è tornata anche con una cover di una canzone fantastica che si chiama Self Control di Raff, una canzone del 1984. Raff l'ha sentita e gli è piaciuta tantissimo e ha detto insomma che Sheryl ha una voce straordinaria. E quindi io vi lascio con questa perché Self Control, bella grintosa, lei è veramente una forza della natura, ha una voce straordinaria, ma soprattutto anche la sua versione è bella rock. Poi Self Control serve, ragazzi, in questo periodo, in questi giorni, dobbiamo rimanere con un bel Self Control, diciamocelo sinceramente. L'appuntamento che vi do è domani alle 15, sempre qui, sempre da casa. Domani il live c'è, Fan Week Quarantena prosegue, noi lavoriamo tutti quanti da casa. Io voglio semplicemente ringraziare tutti voi che avete seguito questa diretta, ma anche ovviamente tutte le persone che mi aiutano a fare questa diretta perché tutta la redazione di Fanwick è presente, è dietro, è in collegamento e quindi insomma, ecco, grazie, 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 grazie a tutti. Miglioreremo, saremo sempre più bravi, speriamo di avervi tenuto compagnia quest'oggi. Io adesso sono le 16, vi farei andare a un altro live se volete. Gianna Nannini fa la diretta streaming su Instagram, sul suo profilo Instagram.
Io invece ho il mio momento cyclette, devo fare allenamento e quindi. Ciao a tutti! Ci vediamo domani!